Provo a raccontarvi quella che è stata un'esperienza fatta nel 2013 e nel 2014, quindi che in qualche modo ha anticipato il testo della legge, ma che in realtà ha avuto, diciamo, è stata una base di partenza su cui poter costruire un percorso avendo già un'esperienza diretta di pro e contro. Sarò molto veloce, tanto immagino che poi le slide saranno a disposizione o sul sito dell'associazione o sicuramente sul sito di Intesa San Paolo Informazione le pubblicheremo. Per cui non vi sto a raccontare che il progetto era più ampio, si inseriva all'interno di un progetto finanziato dalla Regione Campania per sviluppare le competenze economico-finanziarie all'interno della Regione e aveva più filoni, quindi gli occupati, i ragazzi, i giovani, le persone in attesa di occupazione. Ma i dettagli poi li andate a vedere nelle slide nel sito, così come le varie parti del progetto. Che cosa interessa particolarmente alla nostra esperienza e al nostro lavoro? Due percorsi fatti e realizzati, uno proprio con i ragazzi del terzo e quarto anno delle scuole superiori, piccolo come numeri ma significativo come esperienza, 24 studenti e 100 ore o 100 ore allievi. Interessante è stato un primo sviluppo delle metodologie del tutto interattive, per cui non esisteva la lezione frontale. I ragazzi venivano all'interno dei locali di Intesa San Paolo, lato agenzia formativa e con delle visite guidate anche lato filiale e operatività. È chiaro, anche qua abbiamo gli stessi problemi appena elencati, non si possono lasciare dei ragazzi minorenni all'interno dello sportello bancario a contatto con dei dati riservati e sensibili, per cui le visite dovevano essere guidate e il grosso delle azioni educative veniva fatto in delle salette riunioni o delle aule dove si replicavano le modalità operative in ambiente protetto e ovviamente non su dati reali, perché questo sarebbe stato contro le normative della pratica. Per cui c'era un continuo alternanza di moduli laboratoriali e reference visit invece a contatto con i professionisti. Ma la parte che è stato il cuore del progetto è stata la sperimentazione proprio di un assessment center con i ragazzi, finalizzato a far comprendere ai ragazzi le logiche e i flussi tipici della selezione personale. Il progetto poi è continuato con un percorso di formazione post-diploma. Ripeto, siamo fuori dal quadro della legge, siamo 2 anni prima, ma la sperimentazione riguarda un target di età appena superiore a quello di nostro interesse, perché magari è 19 anni. No. Qua i numeri sono stati leggermente superiori, 54 studenti, 600 ore allievi. Ecco, è importante segnalare un dato quantitativo. Abbiamo chiuso il progetto formativo con la fine dell'anno scolastico 2013-2014. Già a entro fine anno il 40%, e parliamo di Regione Campania, il 40% aveva trovato un lavoro e tutti gli altri avevano proseguito con gli studi universitari. Abbiamo poi, prima di questo convegno, fatto un rapido sondaggio e i dati, ovviamente non ufficiali ma molto indicativi, ci dicono che siamo a un 65% degli occupati. Voi sapete bene che i dati di occupazione della Regione Campania sono molto più bassi, si parla di circa un 20% di occupati al terzo anno della fine delle scuole superiori o del percorso universitario. In questo caso il percorso era molto più ricco, prima di tutto c'era un assessment delle competenze di ingresso, c'era la parte teorica ma fatta in modalità laboratoriale, c'erano ovviamente le reference delle visit e chiaramente avendo un monte ore più ampio anche le materie si sono potute approfondire maggiormente. Ma molto importante sono le attività, abbiamo parlato negli interventi precedenti, di linguaggio, di trovare una modalità metodologica più vicina ai ragazzi. Qua abbiamo fatto veramente laboratorio e sperimentazione, anche grazie al dottor Pantuliano che qua in sede, in sala, e ha seguito il progetto, cui eventualmente poi alla fine del dibattito, se ci sono domande, potete rivolgervi direttamente. Abbiamo quindi attivato un laboratorio sperimentale, un cantiere osservativo, ma non azienda nei confronti di ragazzi, ragazzi nei confronti di ragazzi. Abbiamo stimolato l'auto-osservazione dei comportamenti. Abbiamo verificato l'assessment center, abbiamo verificato tutta una serie di project work, ma non ultimo, abbiamo sviluppato una metodologia di apprendimento tramite un'attività che abbiamo chiamato la Move Education. Cioè i ragazzi dovevano, nell'arco di una giornata,
che era il tempo dato, sulla base del percorso fatto e delle competenze acquisite, trovare un tema, svilupparlo, scriverne la sceneggiatura, recitarlo, riprenderlo e pubblicarlo, e creando a questo punto un portfolio di video formativi che poi andavano a favore sia della comunità diretta che di tutte le altre scuole facenti parte del progetto. Chiudo velocemente la realizzazione. L'interesse anche della Regione Campania è stato così forte su questa modalità educativa che è stato finanziato addirittura un cortometraggio che non è tanto corto, perché siamo a 50 minuti, 75 minuti, sempre con i ragazzi delle scuole, sempre con i ragazzi delle scuole, che in realtà hanno sviluppato in 75 minuti coproducendo, adesso lo segniamo in qualche modo. Non riusciamo più a spegnere. Adesso non riusciamo più a spegnere. Va bene. Coprogettando appunto con i ragazzi, la sceneggiatura, un cortometraggio di 70 minuti dove venivano in qualche modo raccontate tutta una serie di competenze comportamentali e relazionali, nell'ambito ovviamente di quello che è il nostro settore di appartenenza, quindi il mondo, il rapporto banca-territorio, banca-impresa, banca-imprenditore, ma in realtà il film tocca tutti questi vari temi con una grande attenzione. Spegnete sta musica, vi prego. Questo è il trailer. In realtà il film tocca tutti questi temi, anche in questo caso raccontati dai ragazzi con un linguaggio per i ragazzi che in realtà ha avuto molta presa anche su poi tutti gli stakeholder del territorio su cui questo è stato raccontato. E questa in breve è un'esperienza molto variegata, molto ricca, da cui però si possono attingere tutta una serie di punti di forza proprio per fare, come si diceva prima, un percorso possibile e fattibile che tenga conto sia della numerosità della popolazione che dei piccoli. Grazie.